Il 5 maggio 1998 un evento meteorologico di notevole intensità ha colpito nell'Italia meridionale il territorio della regione Campania, determinando lo stravolgimento di vaste aree a causa di numerosi fenomeni franosi e di rovinose colate di fango. Questi fenomeni, dovuti alla particolare conformazione geologica dei rilievi montuosi e alle elevate e prolungate precipitazioni, hanno interessato in modo particolare i versanti disposti sulla fascia pedemontana della cosiddetta Montagna di Sarno, provocando in numerosi valloni colate di fango che hanno raggiunto una portata massima di qualche centinaio di metri cubi al secondo. Dai versanti del monte sono stati scaricati a valle volumi di fango dell'ordine di alcune decine di migliaia di metri cubi. Io il 5 maggio stavo ancora ad Assisi perché dovevo fare delle formazioni al personale del comune di Assisi in seguito al terremoto che ci fu. E arrivò questa telefonata che mi diceva che mi dovevo spostare su Sarno. All'epoca ero un giovane operatore di sala operativa e quindi il 5 maggio ero proprio in turno. Però visto il poco numero di pluviometri, in realtà non si sapeva assolutamente quello che stava succedendo lì al Pizzo di Alvano. C'è un'intera montagna che è entrata in crisi con degli effetti disastrosi sul territorio e poi purtroppo anche sulla popolazione. Sono arrivato all'altezza di Sarno e ho fermato la macchina lì in una piazzola e ho visto quelle ferite nella montagna. Soprattutto che cosa ci fece pensare che c'era qualcosa di grave? Poteva essere qualcosa di grave perché le prime notizie che noi avemmo parlavano di un coinvolgimento di un mezzo dei vigili del fuoco. Io partii, sono arrivato qui al dipartimento e poi dal dipartimento è destinazione Sarno e da quel momento cominciammo a fare delle cose che praticamente era la costituzione del centro operativo che fu aperto nel mercato ortofrutticolo di Sarno perché era in posizione diciamo sicura, senza nessun tipo di rischio e quindi praticamente la cominciammo a fare le nostre prime attività. Cominciammo a vedere quanto personale ci avevamo tra vigili del fuoco, forze dell'ordine. E noi come centro operativo abbiamo cercato di dare una risposta a 360 gradi a tutto quello che poteva succedere. Noi pensammo di fare questo tipo di brochure, l'abbiamo presentata alla scuola, la scuola l'ha prese come idea e diede questo tipo di attività a due sezioni delle scuole medie di Sarno. E la Michenzi ci rispose che potevamo usare tutte le tesserine delle storie di Lupo Alberto. Fu fatto, noi con i ragazzi stavamo molto attenti a quello che scrivevano e quello che facevano, perché poi gli allertamenti dovevano essere dati in questa brochure in un certo modo e tramite i ragazzi, sono stati 3.000 le copie che abbiamo mandato nelle varie famiglie, cominciò un'attività perché i ragazzi tornando a casa dicevano al genitore ma papà noi abbiamo questo pericolo, mamma noi abbiamo questo problema e quant'altro, cominciarono a muoversi e venire a quelle riunioni che noi poi decidevamo di fare. All'epoca il Dipartimento aveva una convenzione con il Gruppo Nazionale di Difesa dalle Catastrofi Idrogeologiche, che era un gruppo del CNR che raccoglieva tantissime università su tutto il territorio nazionale ed erano organizzate in unità operative. Una unità operativa, che era quella di Salerno, faceva capo all'Università di Salerno che si trova a Fisciano ed era coordinata dal professor Cascini che studiava proprio questo tipo di fenomeni, cioè le colate piroclastiche. Sono stato mandato in supporto del coordinatore dell'allora servizio rischio idrogeologico Cesare Landrini. Il nostro ufficio, l'ufficio dove c'era il professor Cascini, era posizionato al secondo piano, quindi più in alto, e quindi da lì io vedevo questa palestra enorme, questa sala enorme dell'università dove banco per banco c'erano professori universitari di chiara fama, conosciuti in tutto il mondo, che erano lì con i loro collaboratori che confrontavano gli studi. Un gruppo di lavoro
interdisciplinare, interistituzionale anche, in cui erano coinvolti le università di allora, in particolare l'Università di Salerno, quindi professori universitari e tutte le loro strutture dipartimentali, i dirigenti e funzionari degli uffici tecnici del Dipartimento, in particolare dell'Ufficio Opere Pubbliche, ma non solo, e i dirigenti dei geni civili delle province coinvolte, Avellino, Salerno e Caserta e Napoli, e anche il provveditorato del Ministero delle Infrastrutture, il provveditorato di Napoli. Nell'arco di 11 giorni è stata fatta la perimetrazione della cosiddetta area rischio, la linea rossa, e sono state definite le soglie pluviometriche di allertamento, quindi è stato fatto un lavoro molto importante in tempi brevissimi, e in tempi altrettanto brevissimi sono state definite le linee guida, no, per la realizzazione delle opere strutturali necessarie per la messa in sicurezza del territorio dei 5 comuni. Furono opere abbastanza innovative, non tanto per quanto riguarda le opere realizzate in montagna, quindi lungo i pendii, sto parlando delle briglie e delle canalizzazioni, ma soprattutto le opere di accumulo a valle, le vasche che erano poi collegate e interconnesse fra di loro, e avevano delle forme particolari perché si dovevano adattare a un territorio anche antropizzato. E in alcuni casi erano talmente innovative che furono realizzate addirittura dei modellini sperimentali, dei modelli idraulici, come avviene per esempio nel caso della costruzione delle dighe, delle traverse, per capirne il funzionamento. Sarno è, come dire, un momento di svolta nella normativa per quello che riguarda in particolare le aree a rischio, perché a seguito dell'evento di Sarno, con il decreto legge che ha preso appunto il nome di decreto legge Sarno, le autorità di bacino e le regioni sono state obbligate a individuare le aree a rischio idrogeologico per frana o per alluvione. A seguito di Sarno, il decreto 180 del 98 prevedeva anche che ci fosse un potenziamento della rete idropluviometrica, perché appunto, come dicevo prima, noi eravamo ciechi su quelle aree. Sarno, l'evento di Sarno è stato un po' uno spartiacque, c'è stato un prima e un dopo Sarno, nel senso che da Sarno in poi, da lì nasce l'idea, probabilmente da parte del professor Barberi, che è stato sicuramente l'artefice, l'idea dei centri funzionali, l'idea della perimetrazione del territorio, la famosa legge Sarno. Quindi da questo punto di vista, al di là del momento emergenziale che purtroppo ha causato 160 morti, il momento delle opere pubbliche, quindi di mettere in sicurezza il territorio, le vasche, le briglie eccetera, poi c'è un momento successivo che ha riguardato tutto l'Italia, che è sicuramente, diciamo, la perimetrazione del territorio e la nascita dei centri funzionali, che oggi sono, diciamo, il fiore all'occhiello della parte nostra. Quindi tutto nasce lì, ovviamente.